Non c'è stata la folla oceanica annunciata la vigilia, ma il colpo d'occhio si è visto ugualmente. E grazie alla marea arancione dei Free Vax, il popolo di famiglie con bambini a seguito che al grido di libertà, libertà, ha contestato sabato pomeriggio a Pesaro, nel parco Miralfiore, il decreto Lorenzin, che obbliga i bambini a vaccinarsi per andare negli asili nido, alle scuole materne o a quelle dell'obbligo. Voi avete figli? Certo. Li avete vaccinati? No. E adesso? E adesso staremo a vedere, però continueremo la battaglia. Io vaccinerei anche mio figlio, però dubito che siano puliti, perciò per questo siamo qua, per la libertà di scelta. Da dove venite? Da Parma. Siete qua a Pesaro per dire che volete essere liberi. Esattamente, liberi da poter scegliere ed essere sicuri che quello che sono i vaccini e cosa provocano, cosa che non ci dicono praticamente. Posso chiedere, voi avete vaccinato i vostri bambini? No, tutte e due. Quindi sono senza vaccini? Esatto. E avete trovato problemi nell'inserimento? Assolutissimamente, fino adesso no. Se continuiamo così da settembre in poi sì, la grande non potrà andare a scuola. Scuola dell'obbligo, quindi mi obbligano a mandarla a scuola, però mi obbligano a non mandarla perché io la devo vaccinare. Che cos'è che la spaventa? Non le reazioni avverse, ma nessuno mi ha parlato chiaramente, dicendomi che cosa c'è dentro. Durante la gravidanza sono stata sotto una campana di vetro: non mangi il tonno perché c'è il mercurio, non mangi la verdura perché ti viene verdura cruda perché ti viene la toxo. E invece quando nasce a 61 giorni l'iniezione di 12 vaccini con formaldeide, con la merda. 10 somministrazioni che i manifestanti hanno bollato come illegali. E tra le migliaia di persone che hanno manifestato a Pesaro c'erano anche molti genitori con i loro figli vittime dei vaccini. Flavio è un ragazzino di 15 anni che all'età di 2 anni è stato danneggiato dal vaccino trivalente Morupar, un vaccino che poi è stato ritirato dal commercio con motivazioni non meglio identificate. E il passaggio dal tema sui pericoli legati alla salute a quelli per la democrazia è stato immediato. Minacciati da un inaccettabile decreto sui vaccini obbligatori che lede la libertà di cura di milioni di bambini. A dare sostegno ai manifestanti nelle loro azioni contro quella che definiscono dittatura di Stato ci hanno pensato personaggi del calibro del giudice Imposimato, del giornalista Paragone e del filosofo Fusaro. Tra i volti noti anche il cantante Povia, agguerrito più che mai. Ci sono delle persone convinte di essere libere, non sono libere, altre che invece sono libere, però si sentono in una gabbia perché magari vedi tutto un po' indottrinato, un po' incasellato. E mentre dall'alto un drone riprende la marea arancione che occupa ogni spazio del parco, il portavoce non riesce a trattenere la sua soddisfazione. 40.000 hanno detto, tra dentro e fuori e quelli che stanno per arrivare, però come vede siamo ad un'ora e mezza dalla fine, quindi ormai ci siamo. Ma c'è il futuro dei nostri figli e di tutte le generazioni che verranno dopo.